Buon pomeriggio Carla, seconda giornata di lavori qui a SPS, Fiera dell'Automazione a Parma, una giornata tutta dedicata alle novità e al punto di sviluppo proprio di un concetto che per alcune aziende è nuovo, altre lo stanno approfondendo, che è quello appunto dell'automazione nei processi industriali. Con chi parlarne se non con Giuliano Busetto, presidente di ANI Automazione, grazie per essere con noi. Buongiorno Irene. Partiamo subito allora anche dallo stato di salute del settore. L'automazione nel 2015, da quali numeri viene descritta? Abbiamo fatto molto bene, è stato un anno che con orgoglio abbiamo presentato questa mattina, quindi il comparto di automazione vitale, dinamico, aiuta le imprese a essere competitive e in termini di fatturato abbiamo portato un aumento del 7% medio sulle tecnologie seguite all'interno di ANI Automazione. Copriamo un fatturato di 4 miliardi e 2. Circa un quarto di questo volume è anche indirizzato all'estero direttamente, ma una buona parte anche con ricaduta locale, poi finisce all'estero attraverso quel comparto importantissimo in Italia che è rappresentato dai costruttori di macchine. Quindi non si esporta solo, ma serve anche per le nostre aziende? Serve anche per le nostre aziende. Noi abbiamo la nostra associazione, è costituita da grandi imprese multinazionali, ma anche da società italiane, che hanno a loro volta una valenza internazionale, e la nostra missione, italiani o multinazionali, siamo tutti fortemente italiani e quindi lavoriamo per la ripresa, per la spinta, per l'aiuto all'industria manifatturiera italiana, per progetti che sono in Italia, ad esempio nell'automotive, nell'aerospace, o per molto che viene esportato come packaging, come converting nel mondo della carta, della stampa. Ecco, questa è la nostra missione, siamo molto soddisfatti del risultato 2015. Per far capire anche ai nostri telespettatori a casa, l'automazione è uno dei concetti cardine dell'industria 4.0, che è anche uno degli obiettivi programmatici del neo ministro dello sviluppo economico Carlo Calenda. Ora, l'automazione possiamo definirla, Busetto, anche in qualche modo come integrazione? Un sinonimo potrebbe essere anche questo dei vari processi? Beh, certamente l'automazione, oramai da molti anni rappresenta il cuore, consente il controllo di una macchina, di una linea, di un processo, di un impianto. L'automazione è vitale per ogni elemento produttivo. Quello che è una novità che da alcuni anni stiamo divulgando e stiamo spingendo è quanto l'automazione sia sempre di più integrata anche con aspetti di informatica. Informatica non tanto come sistemi informativi ERP, ma quanto un'informatica calata fortemente nell'aspetto manifatturiero, quindi nella programmazione, nella virtualizzazione, nella simulazione. Ecco, i due aspetti sono sempre di più integrati e chi ha avuto anche la visione una decina d'anni fa di pensare a un'unione tra meccanica, elettronica e informatica ha anticipato i temi che oggi stiamo discutendo. Possiamo dire che per voi è uno dei cardini per riuscire a vincere la crisi sostanzialmente e anche la sfida della competitività? Certamente, e soprattutto uno dei cardini per aiutare le imprese italiane a vincere la crisi, o meglio, a essere sempre di più competitivi. Le aziende italiane, abbiamo in Italia grandi aziende naturalmente, ma come sappiamo la struttura, la spina dorsale della nostra economia e dell'industria è costituita da piccole e medie imprese, che oggi esportano il 90-95%. Una decina d'anni fa magari vi era una consistente anche ricaduta locale, domestica, 30%, 40% e poi il resto estero. Oggi prevalentemente estero. Allora le imprese hanno una struttura di capitale, di organizzazione limitata rispetto a competitor stranieri e vincono perché hanno tecnologia, hanno imprenditorialità, hanno innovazione. E noi come automazione aiutiamo in questo processo di competitività e di flessibilità che devono avere per soddisfare le esigenze dei loro clienti. Quindi non è solamente una scelta che può fare una nicchia, dunque le grandi aziende, ma anzi hanno bisogno di farlo, secondo voi, anche le piccole? Certo, perché le piccole, sai, le grandi sono molto più strutturate, hanno anche competenze. Le piccole devono, di necessità virtù, riuscire al loro interno, nel loro aspetto produttivo, combinare tutte le conoscenze della meccanica. Una volta una macchina è prevalentemente meccanica, poi siamo passati all'uso dell'elettronica, l'automazione, meccatronica. Oggi l'ICT legato all'automazione è un aspetto che consente loro di essere ancora più competitivi nell'avere una linea o produzione sempre più flessibile e innovativa.
Carla, questa è la direzione che viene in qualche modo tracciata proprio qui a SPS Italia. Continueremo ancora a raccontarvelo con altri collegamenti. Per ora è tutto. Grazie a Giuliano Busetto, presidente di Aniautomazione. Grazie. Grazie e buon lavoro. È tutto a te, Carla.